Metti le lenzuola nella lavatrice, tesoro. Perché sei vestito come una lesbica? Ho un colloquio importante. Adesso calmati e andrà tutto bene. Perché vuole andare alla Georgetown? Mamma e papà si sono conosciuti lì. Addio Georgetown. Focalizzati sul tuo unico obiettivo possibile. La professoressa ha anticipato il compito. Deve fare una mammografia domani. Hai detto una mammografia? Sì. Perché la fai sembrare una cosa porno? Mammografia. Ciao Rob. Sì, mi piace. Metti le lenzuola in lavatrice. Che cazzo sta succedendo? Ho degli orgasmi e dopo mi risveglio nella mia stanza. Arriva mia madre e mi trova a letto con un'enorme chiazza bagnata. Non mi credi? Credo alla parte in cui ti svegli con un'enorme chiazza bagnata. Sto avendo dei déjà vu o forse dei disturbi psichici e mi serve il suo aiuto perché sto per svenire. Speravo che non piangesse stavolta. Cosa? Mi alzo la mattina e la vita comincia a prendersela con me. Poi inizio ad avere orgasmi. Per favore! E a rivivere la stessa giornata ora dopo ora. Il sesso non è una cosa da prendere alla leggera. Lo so bene, ho già avuto almeno 7 orgasmi soltanto oggi. Oh cazzo. Farò il bucato da solo d'ora in poi. Sai, mi sono alzato stamattina e sento che potrei fare qualsiasi cosa. Parlo di vivere una vita senza conseguenze. Sono molto sode, Stanley. Non questa volta. A me Gabriel piace da morire. Andiamo da questa ragazza. Gabriel! Davvero pensate che io farei una cosa a tre con voi due? Perché no? Aveva bisogno solo di allentare un po' la tensione. Ogni giorno allenta la sua tensione. Alla sua età io riempivo i secchi. Tesoro, tu li riempi ancora i secchi?